Poi volevo anche dire un'altra cosa. Volevo fare una piccola prefazione. Questo per me è un genio. Diciamo che fondamentalmente, vedete questo? No. È un pene. Ah, un portachiavi. Allora, è un portachiavi, c'ha due colori che ora sicuramente sotto qua non si vedono. Sono uno blu e uno viola. Si tratta di un portachiavi che ho scambiato con una ragazza a cui tengo tantissimo, cioè il viola che è il suo colore, il blu che è il mio colore. E quindi questo per dire che lo porterò sempre con me e volevo dedicare la serata, nei miei esibizioni di questa serata, a questa ragazza che, a cui tengo tantissimo, che si chiama Tiffany. Grazie. Bene, ora partiamo con Nella notte del 31 ottobre, che parla fondamentalmente di una serata in discoteca, un po' alternativa, o meglio, non è proprio... Ho preso io ispirazione nella serata che ho fatto con un mio amico, però parla di tutt'altro che capirete nel corso del pezzo. Solo che sperava di trovare serenità nella notte dei mostri e vampiri, tutto intorno ragazze a festa riflettevano in lampadari di cristallo. Lui diceva: mi divertirò ballando, ma è inutile fuggire dalla solitudine. Ad un tratto le luci si abbassano, ritorna al buio alla sua forma più vera e i corpi cominciano ad alzare sempre più veloci e più sensuali. E il povero ragazzo solo è sincero, non è considerato da nessuna, forse perché non è perfetto o troppo sincero. Prova solo a ballare in un modo tutto suo, ai bordi della sala, cercando di farsi notare da qualcuno, ma la musica aumenta e comincia la vera paranoia. Così nella cacca fra ragazze e ragazze si trova seduto in una mattonella e vede fidanzati in amore stringersi e baciarsi dolcemente fra il fumo le luci. Così fino a